Un minuto colorato di bianco. Non è mai stato facile ottenerlo e qualsiasi tinta gli venga aggiunta lo farà virare in una sola direzione, al nero. Questo per via del modo in cui il nostro cervello elabora la luce. Gli artisti medievali usavano la biacca, il bianco di piombo, poi passarono al bianco di zinco. Solo ai primi del Novecento si trovò il bianco titanio, non tossico. Nell'immaginario collettivo, il bianco è il colore collegato al potere. Per i cinesi è il colore del lutto, in Occidente lo indossano le spose. Anche Steve Jobs era contrario all'uso del bianco per gli accessori, ma poi si convinse. Pensate alle cuffiette Apple. E ora una curiosità su una sfumatura. Isabella d'Austria fece voto di non cambiarsi la maglieria intima fino al ritorno del marito partito in guerra, ma l'assedio durò 3 anni e da allora si chiamò Bianco Isabellino, ma è meglio ricordarlo come Bianco Baio dal manto del cavallo. Passate parola.